diffusione viene ad assumere dei risvolti sociali molto rilevanti e i più rilevanti in assoluto della vita umana, allora bisogna stare un po' attenti, bisogna usare molta cautela. Questo è un aspetto che non deve mai sfuggirvi, cioè fin tanto che non prendete decisioni che hanno delle conseguenze sociali che sono limitate, magari c'è una conseguenza economica altissima, ma vi potete assicurare, non è un grosso problema, no? Se voi avete questo timore, che voi progettisti prendete una decisione che causa un danno economico anche molto alto, vi potete assicurare. Ecco, se invece il risvolto sociale o addirittura il risvolto penale è qualcosa che richiede un approccio di tipo diverso. Quindi fate bene una separazione ben precisa quando decidete nella vita professionale tra questi due casi, cioè il risvolto civile, il risvolto penale e il risvolto sociale. Insomma, la decisione deve essere presa con un criterio completamente diverso. Vi potrà sembrare ovvio, ma a volte non è così ovvio. Non è così ovvio. La decisione va presa, perché non si può neanche ragionare come succede al giorno d'oggi in Italia, che non si interviene e ogni anno stiamo lì a guardare le piene che succedono, perché c'è la paralisi del sistema di governo del territorio. Questo non va assolutamente bene, la decisione va presa, però deve essere presa con consapevolezza, ovviamente. Bene ragazzi, direi che a questo punto ci siamo, direi che domani possiamo fare a meno di un PC. Ecco, poi vi ricordo che martedì prossimo non ci sono, mentre mercoledì prossimo il PC lo porterete, comunque ve lo ricordo, non lo ricordo mai. Alla domanda? Sì. Sì. Quando si prendono delle decisioni, si prende diciamo, una decisione singola e si valuta l'utilità nella funzione della decisione singola, oppure si guarda tutto l'aspetto, diciamo che... No. Tutto. Sì, qua noi ne abbiamo valutati solo 4. In generale le decisioni sono infinite, quindi voi farete un'analisi di Pareto prima, escluderete tutte quelle dominate e poi su tutte quelle che sono non dominate voi dovete fare questa valutazione e quindi sceglierete quella che dà l'utilità massima. Però chiaramente questo va fatto al calcolatore, noi facendo un esempio qui, l'utilità 4. Va bene? Perfetto.